Dice San Pietro una cosa meravigliosa, no? Dice: voi siete pietre vive, costruiti come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Questo è il cuore, la chiave di questa parola, di tutta questa, di questa domenica, di questa festa, perché a questo siamo stati chiamati, a essere pietre vive, che è la stessa cosa che dice il Signore nel Vangelo: nella casa del mio padre, nella casa del mio padre ci sono molte dimore, ci sono molte stanze, se no dice ve l'avrei detto, non mi sto qua prendendo in giro, perché loro erano, stavano per turbarsi, no? Era successo, siamo nell'ultima cena, Gesù aveva già detto che qualcuno l'avrebbe tradito, no? E anche questo penso che è una parola che oggi si compie qui davanti a noi, nella nostra vita, nella nostra vita. Questo dice: non sia turbato il vostro cuore, significa non sia agitato. Esattamente la stessa parola che viene per esempio quando Gesù va con i discepoli in mezzo al mare nella barca, o quando vanno da soli in mezzo al mare, e le onde li prendono. Però è interessante, oggi prima stavo parlando un pochino con David, e questo turbare nel Vangelo non appare mai riguardo ai discepoli. Lui dice non sia turbato, però non mai questa parola è applicata agli apostoli, solo è applicata a Gesù 3 volte, interessantissimo. Ed è quando è turbato profondamente, immaginate nel cuore, il cuore non è il luogo dei sentimenti, sapete, il cuore è dove tu sei, tu sei il tuo cuore, si potrebbe dire, no? Dove tu sei libero, dove nessuno ti può condizionare, dove tu sei quello che sei, la cosa più importante è la tua essenza, quello che tu sei. Bene, lì immaginate un terremoto, immaginate tutto agitato, una tempesta fortissima. Allora, quello è quando una volta gli danno l'annuncio che Lazzaro è morto, un amico che è morto. La seconda è quando lui dice agli apostoli, all'ultima cena proprio, dice si turbò profondamente, perché? Perché dice: uno di voi mi tradirà, un amico che tradisce, no? E la terza è nel Getsemani, turbato profondamente perché deve entrare nella croce. E tutto è legato, stavo pensando, è tutto il turbamento di Cristo è legato ad amare, no? Un amico morto, un amico che lo tradisce, e la croce che è il passo per amare, la croce che l'amore suppone, che l'amore chiede. Non sia turbato il tuo cuore, oggi vuol dire, e penso in questo contesto è meraviglioso, in questa festa, anche per voi, non sia turbato il tuo cuore. Non sia turbato il tuo cuore ogni giorno, è come se il Signore ci svegliasse nel matrimonio. Non sia turbato il tuo cuore. Io ho preso il turbamento che tu hai per amare tua moglie, quando la vedi morta, come Lazzaro, o il fratello, o chi sia, no? Quante volte vediamo morto una persona dentro, è morta. Ma come, era così importante per me fino a poco tempo fa, adesso è morta, non esiste più, sepolta. Dice 4 giorni già, no? Manda cattivo odore. Allora, Gesù quando arriva davanti alla tomba si turbò profondamente. Questo dice, no? Quando arriva davanti alla tomba di Lazzaro dice 4 giorni e manda cattivo odore. Quante volte le nostre relazioni mandano cattivo odore, no? Che già con quello non ci vuoi parlare, già con tuo marito non ci vuoi parlare, già con tua moglie non è insopportabile, no? O quando ti tradisce, l'altro ti tradisce. È una cosa seria, il tradimento dell'altro. Ma non è che va con un'altra donna o con un altro uomo, eh? Forse ci sono tradimenti ancora peggiori, quando non si accorge quello che tu hai, quando tradisce l'immagine che tu hai di tuo marito, di tua moglie, dell'altro, no? Quando la rompe così, quando rompi uno specchio e lo distruggi, quello ti distrugge dentro. In fondo abbiamo paura di morire, no? È il turbamento davanti alla croce, perché tu devi passare per quella croce, perché? Perché ti sei dato una volta, due, e hai sperimentato la morte, no? Bene, dice il Signore, non sia turbato il tuo cuore, perché? E lo spiega perché. Perché nella casa di mio padre ci stanno tante stanze.
Che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo la certezza che esiste il cielo, noi abbiamo la certezza che la morte, quello che ci turba, che è la morte, quello che ci turba, che è la morte di un fratello, la morte del marito, la morte dentro il mio cuore, dentro di me, il tradimento, quello che ci turba non è l'ultima parola. I miei peccati, i peccati dell'altro, non è quella barriera, quel muro, la pietra del sepolcro dove tutto finisce. Non è così, non sia turbato, non ci sia tempesta dentro di te, perché io ho preso la tua tempesta, ho sofferto la tua paura, ho sofferto le tue angosce, la tua paura di sposarti, la tua paura di non essere all'altezza dell'altro, di non essere all'altezza della chiamata, di non essere all'altezza di essere una madre, di essere una moglie, di essere un padre, di essere un marito, di essere un prete, di essere quello che sia. Di essere una... Non ti preoccupare, non sia turbato il tuo cuore, perché io ho distrutto questa barriera. Io ho distrutto questa parete. Io ho aperto la porta del sepolcro. Per questo dice, io sono il cammino. Cioè io sono la via. Io ho aperto quella via attraverso la morte, per cui tu puoi passare dentro la croce ed entrare e andare all'altro. Sono la verità. Quello che tu vedi vicino a te, che è morto, non è morto. Era morto Lazzaro, ma lui ha risuscitato. Come dice il Signore a quella donna, no? Quando è morta, va a risuscitare quella bambina, no? E dice, tutti piangono? Dice, zitti! La bambina non è morta, ma dorme. Questa è la verità. Anche il matrimonio più terribile, anche la situazione più drammatica che c'è, anche la relazione più compromessa, che veramente dà cattivo odore, che è corrosa, che è, come dire, è corrotta, agli occhi del Signore dorme. Tu dormi. Anche se te sei sicuro di essere morto, perché hai quel giudizio che non ti lascia, perché hai quella concupiscenza che ti prende dentro e ti distrugge nella carne, la sessualità, l'avarizia, la mormorazione, che ogni cosa non ti sta bene, qualsiasi cosa, Gesù ha uno sguardo diverso. E ti dice la verità. È vero che tu sei così, ma è più grande il mio amore. È molto più grande il mio amore. E la vita? Perché la vita? Perché se è vero che lui è il cammino, se è vero che lui ha distrutto, ha fatto un tunnel in mezzo a quello che mi separa dall'altro, ed è vero che mentre percorro quel tunnel, no? Tremando, io mi rendo conto che è vero. Cioè, mentre io vado a mia moglie, mentre io vado a mio marito, mentre io vado a chiedere perdono, mentre l'altro viene a chiedermi perdono, io scopro che la verità non è la fine, ma è il nuovo inizio. Lì c'è la vita. Lì sperimenta la vita eterna. Tutto questo è Cristo, perché è una cosa che non puoi fare tu. Tu non puoi perdonare tuo marito, tu non puoi risuscitare un morto. No? Quella relazione non può risuscitare se non c'è Cristo, no? Allora c'è una vita eterna, la vita che ha dato a Lazzaro, no? Che l'ha dato una vita nuova. Tutto questo che sto dicendo è legato alle stanze, alle dimore che ci sono. Perché? Perché sta parlando della Chiesa. È bellissimo perché tutto questo noi lo possiamo sperimentare nella Chiesa, lo stiamo sperimentando nella comunità cristiana. Perché ti puoi sposare? Perché c'è una comunità cristiana. Perché puoi diventare prete? Perché puoi essere vecchio, da solo, lasciato anche abbandonato dai figli? Perché? Perché dice che nella casa di mio padre, e la casa di mio padre, quando Gesù purifica il Tempio, dice, avete fatto della casa di mio padre una spelonca di ladri. Sta parlando del Tempio, sta parlando della comunità cristiana, sta parlando della Nuova Gerusalemme. In questa casa, che è la Chiesa, che è la comunità cristiana molto concreta, la nostra, ci sono molte stanze che sono quelle di ognuno di noi. Tutte diverse. Cioè la certezza che io ho un posto nel cielo, cioè che Cristo ha vinto la morte, che per me è preparato un posto che nessuno potrà mai togliermi, è che qui ce l'ho. E così io posso amare il mio fratello, così posso amare mio marito, perché lui ha una stanza precisa, adatta, adeguata a lui, è solo per lui, che nessuno potrà togliergli. C'è un posto nella Chiesa dove tu puoi essere accolto. Questa è la mia esperienza, penso anche la nostra, no? Che non c'è altro posto nel mondo, non c'è altro posto dove c'è un posto per te.
Tu puoi avere i peggiori peccati, puoi essere nella peggiore crisi, puoi stare bestemmiando Dio, puoi stare vivendo da pagano, ma quando vai alla tua comunità, quando tu vai alla liturgia, come oggi, ti puoi sedere. A me questo mette i brividi, no? Perché nessuno ti giudica, Dio non ti giudica, Dio ti ama così come sei. E io penso che questa è la vostra esperienza in questi anni. Il matrimonio che cos'è? Sperimentare che c'è un amore più grande che ti permette di stare con quella persona che ogni giorno di più scopri diversa da te, ogni giorno scopri che non è come tu pensavi, ma scopri contemporaneamente che l'ami di più. Perché? Perché ami pure quel pezzo che lei, di lei che non accettavi, no? Che non accetti. Questo vuol dire amare di più. Perché? Perché tu sei amato così. Perché tu nella Chiesa hai un posto dove Dio non ti giudica, dove ogni volta che tu accedi ai sacramenti, Dio ti accoglie così come sei. Una stanza che è tua, precisa, perfetta, unica e irripetibile. Dice dove io sono. Cioè dove io sono Dio e dove tu sei figlio di Dio con me. Ma ce l'ha anche mio fratello, ce l'ha anche mio marito, ce l'ha anche mia moglie. E questo passaggio da me a mio marito, da mio marito a me, da me al fratello, da me a mio figlio, è Cristo. È Cristo, quello che adesso viviamo qui concretamente in questa liturgia, no? Mangiamo il suo corpo, mangiamo il suo sangue, ci uniamo a Lui, siamo una sola cosa con Lui. Allora la prova che c'è nel cielo un posto per te è che c'è qui nella Chiesa un posto per te. Per questo non si può dire alle persone che sono fuori dalla Chiesa che credano nella vita eterna, è impossibile. Non che cosa? Crederanno nella reincarnazione? Crederanno nella reincarnazione, crederanno in tutto quello che sia, ma che c'è un posto per te così come sei nel cielo, eternamente, lo può chiedere soltanto chi sperimenta nella Chiesa che c'è un posto per lui. Ma quel posto, sappiamo che l'altro è Cristo, no? Sappiamo che la stanza di mio marito, la stanza di quel fratello, insopportabile, è anche la mia. Quando passa Cristo, mi accoglie, no? Mia moglie mi accoglie nella sua vita, mio marito mi accoglie. Sono accolto nella sua stanza, nella sua intimità. Quello che rompe questa divisione, quello che mi fa non preoccupare, non essere turbato, è questa possibilità di essere amato, di essere accolto, di essere perdonato, no? Tante volte penso, no, che noi tante volte mettiamo l'enfasi, sottolineiamo amare il fratello, ma poche volte ci rendiamo conto che i fratelli ci amano, che i fratelli ci sopportano, che i fratelli hanno pazienza con te, che tua moglie ti ama. Allora oggi, piuttosto di dire ti amo o desidero amarti, forse la maniera più bella, il modo più bello forse per celebrare e festeggiare la fedeltà di Dio è pensare e benedire il Signore per quante volte mio marito mi ha amato, quando ero insopportabile, quante volte mia moglie mi ha amato, quando ero insopportabile. Forse questo non lo pensiamo tanto, no? Come siamo incentrati su noi stessi, che sono uno schifo, che non amo, ma tu pensa che quella persona, sono già tanti anni che sta con te tutti i giorni, si alza tutti i giorni a vedere la tua faccia, che vorrebbe cancellarla qualche volta. Sai perché lo può fare? Perché nella Chiesa c'è questo posto che nessuno può togliere, che è il posto che Cristo ha preparato per noi andando al cielo. Oggi torna e lo puoi vedere il Padre, puoi vedere tutto, puoi vedere le opere di Dio nel fratello, tutto quello che dice oggi la parola, meravigliosa, una comunione stupenda. Allora coraggio, fratelli, io vi invito a essere felici oggi, a benedire il Signore perché ci ha dato la Chiesa, che è questo luogo con tante dimore dove possiamo vedere il Figlio, e questo ci basta, perché chi vede il Figlio vede il Padre, e chi vede il Padre ha visto la sua origine e la sua fine. Tu come fai a amare tuo marito? Come fai a amare tuo figlio? Come fai a amare tua moglie? Come fai a amare una persona, se quella persona non è Dio, se quella persona non è l'origine e non è il tuo fine, allora tu la puoi amare.
se quella persona per te è Dio, cioè è l'origine e la fine, è il fine, l'obiettivo, allora tu non lo amerai mai. Perché è troppo stretto, perché non è quello, no? E allora troverai tutti i difetti e ti ucciderà. Ma se tu dici, mostraci il padre perché ci basta. Certo, perché se io conosco mio padre, so da dove vengo e so dove vado. Mio marito, mia moglie, sta dentro questo cammino. Non è l'assoluto. Per quanto è una sola carne con me, non è tutto. Allora posso essere libero. Posso dire, guarda, sono un poveraccio, sono una poveraccia. Tutti e due siamo figli dello stesso padre. L'origine e la vita non gliela do io a mia moglie. La felicità, per quanto è bellissimo stare insieme, fare una vacanza, per quanto è bellissimo unirsi, anche sessualmente, e con un piacere intimo, profondo, che veramente tocchi il cielo, però quello non è tutto. Quello non è la felicità completa, perché passa. Invece, dove inizia e dove finisce la tua vita è l'eternità, che è il Padre. Come puoi vedere il Padre? Di nuovo, torniamo all'ultima, con questo finiamo. Che cos'è? Chi vede me vede il Padre. Che vuol dire vedere Cristo? Sta qua? Sta qua Cristo? È venuto qui? Sta qua? Dice, ah, buonasera, mangiamo insieme. È qua? Non è qua come pensiamo. È qua in questa comunità. È qua in questo corpo. È nella comunità. Allora, se vedi tuo marito, vedi Cristo. Ma se vedi Cristo, vedi il Padre. Perché? Perché sta operando in lui il miracolo grandissimo, che dentro quella debolezza, dentro quella povertà, che non ti può saziare, che vedi che ti sta stretto sempre l'altro, Dio opera il miracolo più grande, che è la risurrezione, che è il perdono, che è il passaggio al Padre, il passaggio alla vita eterna, il passaggio alla felicità. Attraverso la carne debole di tuo marito, attraverso la carne debole di tua moglie, attraverso la carne debole del fratello, tu incontri Cristo, che opera in lui, che fa fare a lui delle cose, dice qui, più grandi. Non vuol dire che faremo delle opere più grandi di Cristo, quello è impossibile, no? Ma il verbo greco vero, cioè il termine greco vero, vuol dire ne farà di più, no più grandi. È quantitativo, non è qualitativo. Certamente Gesù è vissuto 3 anni, tu c'hai tutta una vita. Quali sono le opere che aspetta il Signore, che sta preparando il Signore per voi? Boh, la missione? Sì. Tante persone che conosceranno a Cristo? Sì. Ma io credo che la più grande, che è quella stessa di Cristo, che tu dai la vita per lui e che tu dai la vita per lei. Questa per ogni giorno della tua vita, fino al giorno che andrete in cielo. Questo è l'opera enorme che Cristo va a compiere, perché ha distrutto la morte, perché c'è una casa dove come figlio prodigo tu vivi, puoi tornare ogni volta e sentirti amato, ricostruito, ricreato. E non desiderando di fare tu la casa a tua moglie o a tuo marito, nella libertà più totale. Questa è l'opera che questa città aspetta. Vedere due che si amano. Allora questo è anche l'augurio che oggi vi fa la Chiesa, che ha garantito per voi, che garantisce per tutti noi. Sappiamo che le nozze sono l'immagine povera delle nozze tra Cristo e la sua Chiesa, la sua sposa. Adesso tutti entriamo in questo banchetto, uniamoci a Cristo, accettiamo il suo amore e lasciamo che ci porti alla sua casa, alla casa del Padre. Dove, ed è la notizia grande di questa domenica, c'è un posto per tutti, dove tutti siamo in Cristo. Un posto dove tu puoi essere quello che sei. Un posto meraviglioso per i nevrotici, per i peccatori, per gli ultimi, per gli incostanti, gli incoerenti, rivestiti della santità di Dio, perché quel posto che è il tuo fa parte di un posto più grande, che è la casa di Dio, che è l'anticipo del cielo, che è la Gerusalemme celeste, che fa brillare la luce alla quale siamo stati chiamati, come dice San Pietro, dalle tenebre. Qui c'è la comunione, qui non ci sono le mormorazioni della prima lettura, le gelosie, no? Qui ognuno è importante, fondamentale, perché ognuno è amato
è unito a Cristo, che crea, prepara questa casa meravigliosa, questa abitazione stupenda dove poter riposare nel suo amore, nella comunione anche con i santi del cielo, con i nostri fratelli che ci hanno preceduto e che garantiscono per noi che c'è un posto nel cielo. Le opere che Dio fa in ciascuno di noi, che sono la sua parola creatrice, che ricrea ogni giorno le relazioni, la nostra vita, testimoniano che esiste il cielo, che Cristo è Dio e che noi in Lui siamo Suoi figli.